Ciao a tutti amici e benvenuti sul canale, rieccoci qua con un nuovo video. A questo ragazzo l'hanno portato in un ospedale davvero inquietante, in cui scoprirà delle cose altrettanto inquietanti. Ma prima di iniziare lasciatemi un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale se siete nuovi e adesso possiamo incominciare. Chat di gruppo. Penso che morirò stanotte. Lo dici praticamente ogni sera. Non lo so, ma ho davvero una brutta sensazione che stanotte sarà quella notte. Appena le luci si spegneranno e le infermiere saranno andate in pausa, noi possiamo salire sul soffitto. Non posso, mi sento anche molto debole. Che succede? Ah, Sam si sta sentendo giù di nuovo. Beh, allora mostrale quella foto divertente che hai fatto all'infermiera Amy. Da quando Amy ha 10 anni ed è su una sedia a rotelle? Ho sbagliato. Scusa, non riesco a trovarlo. Ma aspetta, ti posso mostrare dove mi ha pugnalata oggi. OMG, ma non hai nessuna cicatrice. Questo è niente. Se lo mettiamo a confronto con quello che sto passando io. Beh, fa male lo stesso. Comunque non è niente di che. Quindi niente. Ciao pappagallo! Penso che ci sia un nuovo arrivo nella stanza di Kevin. Oh, è stato veloce! Oh, che palle però! Kevin muore e loro danno via il suo letto così velocemente. Senti, non parliamo di Kevin. Non voglio ripensarci ancora. Mi manca davvero così tanto. Perché non parlarne? Odio il fatto che siamo rimasti solo tre di noi adesso. Grazie. Cioè, intendo che odio essere arrivata qua prima di voi e aver visto così tanti amici morire. Scusate, non me la sto cavando bene stasera. Odio il cancro. Beh, ci eravamo messi d'accordo che non avremmo mai detto quella parola a voce alta. Tu l'hai fatto quella regola. Non infrangere le regole del club. Scusami, sto davvero di cattivo umore e odio tutte le regole. Beh, allora incontriamoci a mezzanotte al solito posto. Possiamo vedere chi è questo tizio nuovo mentre andiamo su e infrangiamo tutte le regole che ci sono là fuori. Ci sto. Se tu spingi la mia sedia. Certo, possiamo provare a prendere anche Oscar, se suo padre va via. Beh, la vedo difficile. Suo papà non lascia quella stanza per niente al mondo. Cioè, è una cosa figa che il suo papà lo ami così tanto. Ma Oscar ha bisogno di stare con noi qualche volta. Lo so, giusto? Quindi, Sam, ci sei? Va bene? Magari. Fammi vedere come vanno queste nuove medicine. 12 e 12. Quindi quello nuovo com'è? Beh, è con noi adesso. Oh mio Dio, è davvero divertente. Era lui che stava scrivendo. Adesso lo aggiungerò alla chat. Oh, sei molto verde. Che sento. Ciao. Io sono Sam, 12 anni, cancro. Sono sicura che morirò stanotte. Beh, i miei amici mi chiamano GB, ragazzo verde. Sono del segno del leone, ma non sono un fan degli autobus della scuola. No, cioè, intendo ho il cancro. Oh, beh, non ce l'abbiamo tutti. Penso che sia proprio per questo che siamo nell'unità cancro, no? A meno che tu non sia in vacanza. Allora in quel caso hai un pessimo agente di viaggio se ti ha portato in un posto del genere. Per favore, non morire stanotte, oppure ti mancheranno sicuramente le mie battute. Quindi, com'è questo posto? Fa schifo. Ma ogni notte facciamo un po' quello che ci pare. Questo posto è nostro dopo mezzanotte. Ottimo. Beh, andiamo dove ci pare, facciamo quello che vogliamo. Dobbiamo soltanto fare attenzione a non essere mai beccati. Perfetto. Ci stai?
certo. Sam, porterò GB su al 13° piano. Pensi di venire? Possiamo venire e prenderti magari. No, mi sto sentendo davvero male. Ma mantieni la chat aperta, così io posso essere lì con voi. Vedere tutti voi al 13° piano mi farà davvero felice. Se vuoi, quando tornate indietro, potresti venire e dirmi ciao. Cosa c'è di così figo al 13° piano? 11 minuti dopo. Aspetta, ma dove sei andato? Ti hanno mollato per caso? Sì, lol. Lol, senti, cammina verso il corridoio. E cosa sarebbe questo rumore? Sei nell'unità psichiatrica? Beh, sento urlare. E ridere. Oh, è lì dove chiudono tutti i pazzi. È per questo che nel 13° piano? Non lo so. Volevamo soltanto vedere quanto tempo riuscivi a cavartela da solo. Buono. In realtà ci vuole tanto per spaventarmi. Beh, allora aspetta finché incontri Sally. Sally? Ah, già. Chi è Sally? Molto rassicurante. Carina. Aspetta, ma è reale? Sì. Vive lì. Vai verso la fine del corridoio. Soltanto sii sicuro che nessuna delle infermiere ti becchi. Non mi vedranno. Dimmi soltanto dove sto andando. Stanza 1389. Facci sapere quando sarai arrivato. Ok? Vedi qualcosa all'interno delle altre stanze? Sì, alcune delle persone mi stanno fissando. Senti, sei al sicuro, perché tutte le stanze tanto sono bloccate. Ma è strano che non ci sia nessuno staff dell'ospedale attorno. È tutto così silenzioso. È sempre così dopo mezzanotte. Quindi è soltanto gente molto malata? No, no. Alcune di queste persone sono davvero disturbate mentalmente. Hanno fatto delle cose davvero brutte. Cioè, se qualcuno commette un omicidio e risulta mentalmente instabile, quindi non possono andare in carcere, è proprio lì dove vengono messi. Alcuni di loro sono addirittura assassini. Quindi questo posto è come se fosse un manicomio? Già. Per i criminali pazzi. Li portano a giro sempre con le manette. E ho visto un sacco di loro litigare. Addirittura un ragazzo che veniva elettrizzato vicino agli ascensori in cui aveva cercato di scappare. Ma è davvero assurdo che siamo a soltanto un piano di differenza da questi criminali. Lo so, giusto? Ok, sono al 1389. E adesso? Guarda attraverso la finestra. Riesci a vedere Sally? No, sembra vuoto. Lei è lì dentro. Non penso proprio. Si sta nascondendo? Beh, sto vedendo a giro anche i lati, ma non riesco a vederla. C'è soltanto un letto vuoto. E riesco a vedere anche sotto al letto. La stanza è proprio vuota. Aspetta. Ma voi ragazzi siete vicini? Sì, perché? Venite veloce. Veloce! Oh, cacchio. Ho cercato di aprire la porta e si è aperta. Sono nella sua stanza e lei non è qui dentro. Richard Poppy, dove sei? Sono con GB, alla porta. Lui ha ragione, lei non è qui dentro.
Non sono sicuro di cosa fare. Sto pensando che magari potremmo colpire l'allarme, ma potrebbe essere come quando Kevin è morto. E se la stanza fosse vuota perché anche Sally è morta? Ma il letto è fatto? No, le lenzuola sono per terra.